Hare Krishna Laura. Krishna. Jaya Radha Madhava Ravi Hari Jaya Radha Madhava Ravi Hari Jaya Gopi Janavalla Jashodanandana Prajajanarama Jashodanandana Prajajanarama Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastita Dejatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaurabhakta Vrinda Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Shri Varsha Banavi Devi Daitaya Kripadbhaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhu Hare Prabhave Namaha Shri Shri Itai Sachinanda Naki Jai Maduro Jvala Premadhyaya Shri Rupa Nuga Bhaktida Shigora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Goravane Shrimurtaye Dinatarine Rupanuga Virudha Pasiddhanta Dvantarine Offro i miei rispettosi omaggi a Sua Divina Grazia Bhaktisiddhanta Sarasvati che è il mio, che è molto caro al Signore Krishna poiché ha preso rifugio ai suoi piedi di loto. Offro i miei rispettosi omaggi a Shri Varsha Banavi Devi Daitya Das, che è un altro nome di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, che è favorito da Srimati Radharani e che è l'oceano della misericordia trascendentale e il liberatore della coscienza, e colui che è il dispensatore della coscienza di Krishna.
Offro i miei rispettosi omaggi a te, energia personificata della misericordia di Sri Chaitanya, che offre un servizio devozionale arricchito dell'amore coniugale di Radha e Krishna, arrivando esattamente nella linea di rivelazione di Srila Rupa Goswami. Offro i miei rispettosi omaggi a te, che sei gli insegnamenti personificati del Signore Chaitanya. Tu sei il liberatore delle anime cadute. Non tolleri alcuna affermazione che sia contraria agli insegnamenti del servizio devozionale enunciati da Srila Rupa Goswami. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Hare Krishna, Premaniketana, Alessandra. Allora, un attimo solo. Cos'è il pranamantra di Pranati, sì, Prabhupada? Pranatimantra di Srila Prabhupada, che sì. Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. Sì, che Prabhupada diceva a suo maestro, cioè Che lui recitava, sì. Lui recitava. Sì. Hare Krishna Alessandra, Hare Krishna Premaniketana, Premamrita, Radhacharandevi Valentina, Palmira, Emanuele. Alessandra, fammi sapere perché tra oggi e domani spedisco i libri del Book Crossing, quindi. Ok, Hare Krishna, poi chi altri c'è? Claudia Maria Teresa, Hare Krishna Devoti, poi abbiamo Chiara, Laura, Viviana, Piero, Vittoria. Dunque oggi leggiamo. Ci leggiamo una lezione di Srila Prabhupada tenuta ad Atlanta nel 1975 proprio sulla divina apparizione del suo maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Atlanta negli Stati Uniti, insomma, dovrebbe essere Georgia, lo stato della Georgia. Cominciamo. Quindi 2 marzo 1975. Prabhupada comincia col dire. Ah no, mettiamo l'audio della voce. Auspicious day. 101 years. 1 year ago. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he appeared on this day. È un giorno beneaugurante, di grande auspicio. 101 anni fa, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur apparve in questo giorno. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is Gaura Shakti. Gaura Shakti means empowered. Empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur è Gaura Shakti. Gaura Shakti significa potenziato, potenziato da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he wanted his mission to be broadcast. What is the sound? All over the world. It is there. Prithivite ache jato nagaradi gram sarvatra prachara haive mohana. Sri Chaitanya Mahaprabhu voleva che la sua missione fosse distribuita in tutto il mondo. Poi sente un suono, dice: che cos'è questo suono? Si sente una porta che si chiude. Lui desiderava Prithivitea Chayatana Garadigram Sarvatra Prachara Aibe Murannam. Prithivite all over the world. As many towns and villages are there, Sri Chaitanya Mahaprabhu predicted that his mission will be spread. This prediction was made by Chaitanya Mahaprabhu
personally 500 years ago. Allora, Prithivite significa in tutto il mondo. Ci sono tante città, tanti villaggi e Sri Chaitanya nel mondo. E Sri Chaitanya Mahaprabhu ha predetto che la sua missione si sarebbe diffusa in ogni città, in ogni villaggio del globo. E questa predizione fu enunciata personalmente da Sri Chaitanya Mahaprabhu 500 anni fa, per la precisione 537. 537 sarà l'obiettivo del book crossing di questo mese che sta per entrare. 537 anni fa appariva Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quindi mi raccomando, mettiamocela tutta. Ok. Questo mese credo che abbiamo superato i 400. Allora, andiamo avanti. So, perhaps my Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, attempted to fulfill the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quindi probabilmente il mio Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ha tentato di soddisfare il desiderio di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sometimes the year 1918, he was Brahmachari and Bhaktivinoda Thakur, his material father, he wanted Bhaktivinoda Thakur, of course everyone wanted, but he wrote one small book, Teachings of Lord Chaitanya. Era il 1918 e Srila Bhaktisiddhanta era Brahmachari e Bhaktivinoda Thakur, il suo padre materiale, desiderava, Bhaktivinoda Thakur desiderava, ma tutti lo volevano, tutti lo desideravano, sottinteso che si distribuisse, che si diffondesse la coscienza di Krishna in tutto il mondo, quindi soddisfare l'aspettativa e la predizione di Sri Chaitanya, ma lui voleva questo, Srila Bhaktivinoda, tutti loro lo volevano, e Bhaktivinoda Thakur scrisse un piccolo libro, Insegnamenti del Signore Chaitanya. Teachings and precepts of Lord Chaitanya in 1896, and he presented that book to the McGill University in Canada. Quindi scrisse questo piccolo libro, questo libricino, Insegnamenti del Signore Chaitanya, nel 1896. E presentò questo libro alla McGill University in Canada. And he very much desired foreigners, especially Americans, would join this movement. E desiderava moltissimo che gli stranieri, soprattutto americani, si unissero a questo movimento. That was his desire in 1896. Questo era il suo desiderio nel 96, 1896. Then, in 1918, my Guru Maharaj started with this mission, one institution known as Gauriya Math. E il mio Guru Maharaj avviò questa missione, un'istituzione, l'istituzione conosciuta come Gaudiya Math. Perhaps some of you know the name Gaudiya Math. And he was trying to spread this message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And by chance or by prediction, as you think, I was taken to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur by one of my friends. E quindi era il 1918 quando Srila Bhaktisiddhanta fondò questa istituzione, la Gaudiya Math. Dice, forse alcuni di voi conoscono il nome Gaudiya Math.
Comunque stava cercando di diffondere questo messaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu e per combinazione o per predizione, come volete voi, sono stato portato, condotto da Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, da uno dei miei amici. I did not want to go there, but he possibly took me there. And he ordered me that you preach the cult of Chaitanya Mahaprabhu in English language. This is very much essential. Io non ci volevo andare, ma questo mio amico mi ci portò con la forza da Srila Bhaktisiddhanta, il quale mi ordinò: predica il culto di Sri Chaitanya in lingua inglese, perché questo è davvero essenziale. On the first meeting, he told me like that. That was my first meeting with him. At that time, I was in favor of Gandhi's movement. So I said that we are, I'm going to say, not independent, subjugated. We'll hear our message. Questo è quello che mi disse al primo incontro e io a quel tempo, quindi al primo incontro lui mi disse così e questo è quello che mi disse. Quindi a quel tempo, io a quel tempo ero favorevole al movimento di Gandhi e così gli risposi, ma noi non siamo indipendenti, siamo una nazione sottomessa. Chi lo ascolterà mai il nostro messaggio? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur refuted my argument. I was very much pleased. I had so. Interessante questa cosa, eh? Quindi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur invece confutò la mia argomentazione e io rimasi molto contento di questo. Parlammo a lungo. But I was very much pleased to be defeated. That this so-called nationalism or any ism, they are all temporary. The real need is the self-realization. Io rimasi molto contento del fatto che lui confutò la mia, cioè sconfisse la mia argomentazione sul nazionalismo. E parlammo così a lungo e mi fece così tanto piacere essere sconfitto. Perché lui diceva, questo cosiddetto nazionalismo, qualsiasi altro ismo, sono tutti temporanei. Il vero bisogno, ciò che è richiesta davvero, è l'autorealizzazione. So I was convinced. E mi convinse. But at that time, although he wanted me to immediately join him and spread this movement, at that time I was a married man, young man. Ma in quel periodo, anche se voleva, lui desiderava che io mi unissi immediatamente a lui e diffondessi questo movimento, io a quel tempo ero un uomo sposato, ero un giovane, mi sono sposato nel 1918. Un attimo. Tu hai il caricabatterie? No. Hai un caricabatterie a portata di mano? No. Sì. Sì, ma aspetta, ma all'ingresso quello lì nuovo, dove, diciamo? Del telefono. Sì? Sì. Hai quell'ingresso, quello diciamo, tondeggiante? Come quello del telefono. Sì, vediamo se, grazie, scusa, vediamo se lo mettiamo subito sotto carica, se non si spegne questo coso, vediamo. Sì, fantastico, grazie. Allora, proviamo, Vediamo, non dovrebbe scaricarsi, che adesso l'ho messo sotto carica. Ok, tiramannanz. Dovremmo arrivati? Sì, a quel tempo, anche se lui desiderava che io mi unissi immediatamente a lui e diffondessi questo movimento, in quel periodo io ero un uomo sposato, ero giovane. I was married in 1918.
And I got a son also at the time, 1921. And in 1922 I met him. Quindi, io mi sono sposato nel 1918, ho avuto un figlio anche in quel periodo, 2 anni dopo, e nel 1922 l'ho incontrato. At that time I was manager in a big chemical factory. So I thought that I am a married man, I have got so many responsibilities. How I can join immediately? It is not my duty. A quel tempo ero direttore di una grande azienda chimica e così ho pensato, ma io sono un uomo sposato, ho così tante responsabilità, come posso unirmi immediatamente? Non è il mio dovere farlo. Of course that was my mistake. I should have joined immediately. Ovviamente è stato un mio errore di valutazione, avrei dovuto unirmi immediatamente, i devoti ridono. I should have taken the opportunity immediately. But Maya is there. So I thought like that. So that's a long history. Avrei dovuto cogliere l'occasione immediatamente, ma Maya c'è sempre, sempre presente. E quindi io pensai così. La pensai così. Comunque questa è una lunga storia. And then, in 1954, no, not 1950, 1968, when I was 54 years old, 1954, yes. 1954, I was at that time 58 years. So I left home and I was living alone. Comunque questa è una lunga storia, infatti poi nel 1954, no, nel 68 avevo 54 anni, quindi nel 1954, sì, nel 1954 avevo 58 anni. E me ne andai di casa e iniziai a vivere da solo. Then 1958 I took sannyas. And then I decided to take up the responsibility of my Guru Maharaj. Poi nel 1958 accettai l'ordine del Sannyasa e decisi di assumermi la responsabilità che mi assegnò il mio Guru Maharaj. I thought that my other god brothers are trying, so I am not capable to do it. They are better situated. But somehow or other, they could not do very much appreciative activities in this connection. Io ho pensato, gli altri miei confratelli ci stanno provando, però non sono in grado di farlo, sono in una posizione migliore, ma in un modo o nell'altro non riuscivano a compiere molte attività significative in questo contesto. A questo proposito. So when I was 70 years old, I decided now I must do and execute the order of my Guru Maharaj. And thus this movement was started in 1965 from New York. Quindi, siccome i miei confratelli non in qualche maniera benché in una posizione migliore della mia, non riuscivano a concludere un granché nell'ambito della predica mondiale, così all'età di 70 anni decisi, ora devo fare qualcosa, devo eseguire l'ordine del mio Guru Maharaj. E così questo movimento ebbe inizio nel 1965 a New York. I was not very much hopeful. Because
it is very difficult task. Just opposite the European and Western culture. E non ero molto, molto fiducioso, onestamente, perché è un compito molto difficile. Quello che sto diffondendo è esattamente contrario alla cultura europea e occidentale in generale. I came, when I first came, I had no money. So I got a free passage through some Indian steam navigation company. Comunque sono venuto e quando sono arrivato per la prima volta io non avevo soldi, così ottenni un passaggio gratuito grazie ad una compagnia indiana di navigazione a vapore. I came by ship. So when I was on the ship at Boston port, Commonwealth port, I was thinking that I have come here, I do not know what is the purpose. Because how the people will accept this movement? They are differently educated. And as soon as I will say, so my dear sir, you have to give up meat eating and illicit sex and no intoxication and gambling, they will say, please go home. Quindi io sono arrivato in nave qui e quando ero sulla nave ancora non attraccata al porto di Boston, al porto Commonwealth, iniziai a pensare così. Io sono venuto qui, non so quale sia il mio scopo, perché come faranno queste persone ad accettare questa mia proposta e questo movimento? Hanno una cultura così diversa da questa e non appena dirò, allora, cari signori, dovete rinunciare al consumo di carne, al sesso illecito, all'intossicazione e al gioco d'azzardo. Loro subito mi diranno, per favore, tornatene a casa. Because that was the experience one of my god brother. He went to London and he had the opportunity to talk with one big man, Marquis of Jutland. Perché quella fu proprio l'esperienza di uno dei miei confratelli in precedenza. Lui andò a Londra ed ebbe l'opportunità di parlare con un grande uomo, un uomo importante, il Marchese di Zetland. Marquis of Jutland was formerly governor of Bengal. Sì, il Marchese di Zetland era precedentemente il governatore del Bengala, quindi durante l'occupazione britannica. At that time I was student. A quel tempo io ero a Scotsman and I was student of the Scottish Church's College. Era scozzese questo marchese. Io ero uno studente dello Scottish Church's College. So he came to see our college and he was standing in front of me in the second year class. So he is very nice, good gentleman. So he... E Prabhupada sta dicendo, l'ho conosciuto anch'io, perché quando ero studente al college della chiesa scozzese, questo marchese di Zetland venne in visita al nostro college ed era proprio di fronte a me, nella classe del secondo anno. Ed era lo vedevo, era un gentiluomo, veramente un gentiluomo. He proposed to my god brother whether he can make me a Brahman. So my god brother said, yes, we can make anyone Brahmana, provided you follow this principle. No illicit sex, no intoxication, no meat eating, no gambling. Comunque, tornando a quando un mio confratello precedentemente a Londra incontrò questo stesso marchese di Zetland, questo marchese, questo gentiluomo, chiese al mio confratello Sannyasi, puoi rendermi Brahmana? E allora il mio confratello rispose, certo, possiamo rendere chiunque Brahmana, purché il candidato
osservi questi principi, ovvero niente sesso illecito, niente intossicazione, niente consumo di carne, niente gioco d'azzardo. Cosa rispose il marchese di Zetland? So that Lord Jekyll immediately reply, impossible. E il marchese di Zetland immediatamente rispose, impossibile. Thinking that I will propose something which is impossible. Anyway, let me try. Quindi, quando nel 65 sono arrivato qui a Boston, quando ero ancora sulla nave, pensai, io sto per proporre qualcosa che loro considerano impossibile, però ci voglio provare. So, now by the grace of Krishna and Chaitanya Mahaprabhu and in the presence of my Guru Maharaj, you are so nice boys and girls. So, in front of Chaitanya Mahaprabhu, you are chanting Hare Krishna mantra and you are taking part in it very seriously. E ora, per la grazia di Krishna e di Chaitanya Mahaprabhu e alla presenza del mio Guru Maharaj, siete ragazzi e ragazze molto bravi. Quindi, di fronte a Chaitanya Mahaprabhu, voi state cantando il mantra Hare Krishna e state accettando questo metodo molto seriamente. So my Guru Maharaj will be very, very much pleased upon you and bless you with all benefits. Quindi il mio Guru Maharaj sarà molto molto compiaciuto di voi e vi benedirà con ogni benedizione. He wanted this and it is not that he is dead and gone. Quindi Srila Bhaktisiddhanta voleva questo, no? Che si diffondesse la coscienza di Krishna in ogni città, in ogni villaggio. Ma lui non è che sia morto, eh? Morto e sepolto, come si dice. That is not spiritual understanding. He is an ordinary living being. He does not die. Na annate annamane sharire. Perché questa non è la comprensione spirituale, anche un essere vivente ordinario non muore mai. Nahanyate hanyamane sharire, 2:20, Bhagavad Gita. And what to speak of such exalted, authorized personality like Bhaktisiddhanta? Che dire quindi di una personalità così elevata e autorizzata come Bhaktisiddhanta? See, I never feel that I am alone. Of course, when I came to your country without any friend, without any means, practically just like a Bhagavan. Quindi lui non è morto, eh? Lui sta vedendo tutto questo, sta osservando. Io non ho mai avuto la sensazione di essere solo. Certo, quando sono venuto nel vostro paese senza nessun amico, senza nessun mezzo, praticamente sono venuto proprio come un vagabondo. But I had full faith that my Guru Maharaj is with me. Ma avevo piena fede, il mio Guru Maharaj è con me. I never lost this faith, and Non this is fact. ho mai perso questa fede, ed è un dato di fatto. There are two words, Bani and Bopu. Bani means words. And Bopu means his physical body. Ci sono due parole, Vani e Vapu. Vani significa parole e Vapu significa questo corpo fisico. So, Bani is more important than the Bopu. Bopu will finish, this is better. E quindi Vani è più importante di Vapu, perché Vapu finirà. Del body. Il corpo It will materiale finish. finirà. That is the nature. È per natura, è così. But if we keep to the Bani, to the words of spiritual master, then we remain very fixed up. It doesn't matter.
Però, e se ci atteniamo al Abani, cioè alle parole del maestro spirituale, allora rimarremo sempre molto centrati, molto fissi, non importa qualunque cosa succeda. Just like Bhagavad Gita, it was spoken 5,000 years ago. But if you keep to the words of Krishna, then it is always fresh and guiding. Proprio come la Bhagavad Gita fu enunciata 5.000 anni fa, 5.000 anni fa, ma se vi attenete alle parole di Krishna, allora quelle parole, benché pronunciate 5.000 anni fa, saranno sempre fresche, sempre guidanti, saranno sempre una guida queste parole. Not that because Arjuna personally listened to Krishna about the instruction of Bhagavad Gita, therefore he knew it. That is not a fact. Cioè, non è che il fatto che Arjuna stesse lì ascoltando personalmente lo rende in questo senso migliore, no? Ecco, in una condizione più privilegiata. Non è questo il fatto. If you accept Bhagavad Gita as it is, then you should know that Krishna is present before you in his words as the Bhagavad Gita. Se accettate la Bhagavad Gita così com'è, allora è bene che voi sappiate che Krishna è sempre presente davanti a voi con le sue parole contenute nella Bhagavad Gita. This is called spiritual reality. It is not mundane historical incidences. Questa si chiama realizzazione spirituale, quindi non si tratta di un evento storico che ha avuto luogo appunto tanto tempo fa, no. If we keep evam parampara pratham imam rajan sayavidu sakaneena jugarashta parantam. If you don't keep in touch with the original link, then it will be lost. Cioè, noi dobbiamo rimanere in contatto con il collegamento originale, altrimenti se non rimaniamo in contatto, tutto sarà sprecato, tutto sarà perso. And if you keep touch with the original link, then you are directly hearing Krishna. E se rimanete in contatto con il collegamento originale, state ascoltando direttamente Krishna. La stessa cosa vale per il puro devoto, eh? Se noi rimaniamo in contatto con le sue parole, ecco, Srila Prabhupada è presente. Srila Prabhupada è veramente presente. Non è, perché non è una questione di vicinanza, ma è una questione di coscienza. Se la nostra coscienza si posiziona sulla, e la posizioniamo con tutte le nostre forze sulla coscienza di Krishna, di Srila Prabhupada, Srila Prabhupada è lì con noi, non è Srila Prabhupada limitato in una parentesi, in un arco di tempo di 11 anni o 12 anni, quello che sono. Prabhupada non è limitato in questo senso, in questo, nel tempo. Prabhupada è qui, in questo momento è qui, sta parlando, È una forma di no? Vapu, Vani, nella sua forma di Vani, è qui, è tutta una questione di realizzazione spirituale, tanto è vero che tantissimi, in quanti hanno incontrato Srila Prabhupada? Soltanto discepoli 5.000, ma quanti ne ha incontrati? Milioni in tutto il mondo, va bene? Ok, e anche di quei 5.000, quanti hanno realizzato la sua levatura? Pochi, comunque pochi, e ritorniamo sempre lì. Manushanam sasheshu kaschi yatati siddhaye yatatam pisiddhanam kaschi mam vetti tattvataha. Quello che vale come discorso per la persona suprema vale anche per il suo autentico rappresentante. Peraltro lo cantiamo tutte le mattine nello Shri Shri Gurvastaka, la settima strofa, no? Dice chiaramente non c'è differenza tra il puro devoto e Krishna, non c'è differenza. Quindi la stessa cosa vale per Krishna, per il puro devoto di Krishna. Quello che sta dicendo qui su Krishna vale la stessa cosa anche per Srila Prabhupada. Similarly, Krishna and Krishna's representative
spiritual master, if you keep always intact in link with the words and instruction of the superior authority, then you are always fresh. This is spiritual. E se rimanete in contatto con il collegamento originale, state ascoltando direttamente Krishna. Allo stesso modo, Krishna e il rappresentante di Krishna, il maestro spirituale, se rimanete sempre in contatto, se rimanete intatti in questo collegamento, col collegamento delle sue parole e delle sue istruzioni, allora queste istruzioni rimarranno sempre fresche, sempre vive. Na jayate na miyate va kadachit nitya shasvatam purana. Purana means very old. Like Krishna, the supreme being, he must be very old because he is the original person. Questa è una comprensione spirituale. Najayate namriyate vakadacit nitya shashvato yam purano. Purana significa molto antico, proprio come Krishna, l'essere supremo deve essere molto vecchio, perché è la persona originale. But ma the Brahma Samhita says Addaite Achyuta Anadi Anantarupam Adyam Purana Purusa Navajovam. Come nelle, a volte nelle chiese, no? Non in tutte, ma a volte nelle chiese fa tenerezza, no? Come un bambino, la tenerezza che fa un bambino, l'ignoranza, no? Lo dipingono come un vecchio. Ti è mai capitato di vederlo nelle chiese, no? Come un vecchio, fa tenerezza, no? Questo è possibile mai che è vecchio? Se è vecchio muore anche, no? Cos'è la vecchiaia? È la degenerazione cellulare o qualcosa del genere, cellule nuove che sempre meno prendono il posto delle cellule vecchie, quindi poiché siamo identificati con il corpo, lo proiettiamo anche con fa tenerezza come un bambino, no? Se il bambino disegnami Dio, lo fa come un vecchio, no? Cioè un bambino farebbe una cosa del genere, un bambino. Come possono quindi parlare di Dio, no? Se prima non ascoltano da qualcuno che Dio lo conosce davvero, è l'ignoranza che diventa presunzione, la presunzione che diventa arroganza, e l'arroganza è la quintessenza della stupidità. Questa è proprio la, no? Giusto? Uno scende dal pulpito e si mette tra i banchi e ascolta, giusto? Uno dovrebbe da solo rendersene conto. Io considero Dio un vecchio. Ma che sto dicendo? C'è da solo. Quindi muore, poi già è morto. C'è da solo. Infatti qualcuno, vedi com'è? Arriva qualcuno molto intelligente e ti dicono Dio è morto. E non mi riferisco a Puccini che canta la canzone Dio è morto. No, non mi riferisco a Puccini, parlo dei filosofi, no? Persone molto intelligenti dicono Dio è morto. E le genti, sì, è vero, Dio è, ma certo, gli dai pure l'assist dipingendolo come un vecchio. Quindi uno dovrebbe rendersi conto, ma che sto dicendo? Che sto facendo? Dio vecchio? Come che assurdità, no? Da solo uno dovrebbe dirsi. Comunque, vabbè. E ecco che Krishna, l'essere supremo, Prabhupada dice, no? Deve essere molto vecchio perché è la persona originale, ma la Brahma Samhita dice Advaita Chuta Manadi Ananta Rupam Adyam Purana Purusha Navayovanam Cha. Sì, è vero, Purana Purusha è certamente la persona più anziana, ma lo vedrete Navayovanam, sempre giovane e fresco. Questo è Dio, perché Dio non è materia che invecchia, il corpo materiale invecchia. E poi la parola anziano non è che si intende, ecco, noi intendiamo anziano come coloro che sono vecchi, però la parola anziano effettivamente non significa che significa? Spiritualmente parlando non significa, anziano significa colui che è il più l'antenato di tutti, cioè certo, il più saggio, il più, certo, quello che sa tutto, cioè colui che viene prima di tutti, il più antico di tutti, la fonte di tutto, certo, quello significa anziano.
Sì, Kumara per esempio erano anziani rispetto ed erano bambini. Ed erano bambini. Anche Prahlad Maharaj è più anziano rispetto a coloro che E hanno certo, la, cioè spiritualmente a suo parlato, padre, per è esempio. più E anziano, più direi, evoluto, cioè più. quindi chi ha maggiore dignità e maggiore autorità, questo è anziano, appunto, anzianus, cioè ante, no? La parola ante significa prima, ante, viene prima di tutti, ma non significa vecchio. Decrepito, diciamo, no? Sì, ottimo, ottimo punto. Bravo, Batta Rosario. Purana Purusha, the oldest person, but you will find a Navajovan, always a fresh youth. That is God. Questo è Dio. Fresco, sempre fresco, God is giovane. not material, Dio non è materia, that che it gets old, invecchia. the body gets Il old. corpo invecchia. So you are hearing this philosophy daily. E Prabhupada dice, quindi ascoltate questa filosofia ogni giorno. Try to understand more and more. Cercate di We capirla have got sempre so di many più. books. Abbiamo così tanti libri. And this is the mission of Chaitanya Mahaprabhu and my disciple succession, Bhaktivinoda Thakur, then my spiritual master. Abbiamo così tanti libri, cercate di ascoltare, di capire, di studiare questa filosofia ogni giorno, ascoltate, cercate di capire sempre di più, abbiamo così tanti libri e questa è la missione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. E per successione disciplica è la missione di Srila Bhaktivinoda Thakur e poi del mio maestro spirituale. Then we are trying our level best. E per quanto ci riguarda stiamo cercando, dice Prabhupada, stiamo cercando di fare del nostro meglio. Similarly, you will also try your level best on the same principle. Then it will go Same principle. It doesn't matter whether one is born in India or outside India. No, when Allo stesso modo anche voi dovete fare del vostro meglio, sulla base dello stesso principio. Allora così il messaggio andrà avanti. Stesso principio. Non importa, uno nasce in India, uno nasce fuori dall'India, no, non importa. Chaitanya Mahaprabhu said, Prithivi Acirato Navarati Gram, as many towns and cities and villages are there. He did not say it to make a fuss. He is the Supreme Personality of Godhead. Non importa la vostra nascita. Quando Chaitanya Mahaprabhu disse Prithivite Acayata Nagaradi Gram, si riferiva a tutti i paesi, tutte le città, tutti i villaggi del globo. Non lo disse mica così come un'iperbole o per fare una farsa. Lui è Dio, la suprema tra le personalità di Dio. Sometimes I am very much criticized that I am making foreigners a Brahmana, the caste Brahmins in India. They are very much against me. But this is not fair. A volte vengo molto criticato perché rendo Brahmana degli stranieri. I Brahmana della casta indiana mi sono molto contrari, ma questo non è un fatto, no? When Chaitanya Mahaprabhu said that all over the world his message will be broadcast, does it mean that it will be simply a cinema show? No. He wanted that everyone should become perfect Vaishnava. That is his purpose. Quando Chaitanya Mahaprabhu disse che il suo messaggio sarebbe stato trasmesso in tutto il mondo, significa forse che stava semplicemente parlando di uno spettacolo cinematografico, come una trasmissione, no? Adesso la trasmissione andrà in onda. Così? No. Lui voleva che veramente tutti diventassero perfetti Vaishnava. Questo è il suo scopo. It is not to make a fuss, Non è una farsa, non è some per fare una lecturing farsa. and
or some mutual praising society, no. Non è una farsa o tipo una conferenza, un meeting o sai qualche società e ci si elogia reciprocamente. No, no, no. It is Krishna society. È la società di Krishna. Everyone will join this Krishna society in Mumbai. He is more than a Brahmin. Chiunque si unisca a questo movimento della società di Krishna è più di un Brahmana. Brahmin, what is Brahmin? Brahmin is also material. A devotee is more than Brahmin. The Brahminical culture is included only. Anche Brahmana, cos'è Brahmana? Brahmana, anche Brahmana è una condizione materiale. Un devoto è più di un Brahmana. La cultura brahminica è già inclusa nella devozione. Brahma janati iti Brahman. Brahmana means one who knows the absolute truth. Brahma. He is Brahman. But that is not very fixed up. Brahma janatiti brahmana. Brahmana significa colui che conosce la verità assoluta, Brahman. Quello è un brahmana. Ma questo livello non è che si concluda molto, Brahmeti paramatmeti bhagavaneti shabdati. Brahmeti paramatmeti Brahma is impersonal, effulgent. And then further progress, realization of the localized aspect, Paramatma, Antarjami, and finally understanding the Supreme Person, Krishna. Supreme Person, that is the final understanding. Quindi Brahman è colui che realizza il Brahman, ma poi c'è Paramatma, Bhagavan, no? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaneti. Brahman è lo splendore impersonale, ma poi si fa ulteriore progresso, cioè la realizzazione dell'aspetto localizzato, il Paramatma, Antaryami. E infine si arriva alla comprensione della persona suprema, Krishna. Krishna è la persona suprema, questa è la comprensione suprema, definitiva, finale. So, people cannot understand the how the supreme, the origin of everything can be a person. Ma le persone non riescono a capire, a concepire come il supremo, l'origine di tutto, possa essere una persona. That is their difficulty. Because they are thinking, a person God, how it is possible? God is great and He is the creator of everything. How a person can do that? Yet. Questa è la loro difficoltà, perché loro pensano Dio è una persona. E com'è possibile? Dio è grande, Dio è il creatore di ogni cosa. Come può una persona fare tutto questo? That is the basic question. Ma questa è la versione vera. Ishara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Radhi Govinda Sarvakarana Karana. He is the cause of Brahma, he is the cause of Super Soul. So, ordinary man cannot understand. Avajananti mana mura, manasintanumas. He requires Krishna's grace to understand. Quindi le persone pensano, come fa una persona a fare tutto questo, a creare, emanare? Però questa è proprio la versione vedica. La Brahma Samhita lo dice proprio, Krishna è la causa del Brahman ed è la causa dell'anima suprema, ma un uomo comune non riuscirà a capire, Avajananti Mammuda, Manushintan Masharita. Per capirlo è necessaria la grazia di Krishna. So try to mancano 5 minuti. Receive Krishna's grace through the disciplic succession. Chaitanya Mahaprabhu, then we'll understand everything.
Cerca di ricevere la grazia di Krishna attraverso la successione dei maestri, da Chaitanya Mahaprabhu, e allora capirai tutto. Jasadevi paravakti yathadevi tathaguru. This is the process, Vedic process. Yasya deve parabhaktir yatta deve tataguru. Questo è il metodo medico. One should have unflinching faith in God and spiritual master. Don't jump over God, crossing the spiritual master. Questo è il processo, è il metodo vedico. Si dovrebbe avere una fede incrollabile in Dio e nel maestro spirituale. Non scavalcate Dio. Non andate a Dio scavalcando il vostro maestro spirituale, perché questo decreterà il vostro fallimento. Then it will fail you. You must go through. Dovete You passare are per me. observing best puja ceremony, the birth anniversary of our human Dovete passare attraverso. Noi stiamo per esempio osservando la cerimonia Vyasa Puja, l'anniversario della nascita del nostro Guru Maharaj. Perché? We cannot understand Krishna without spiritual master. Perché non possiamo comprendere Krishna senza un maestro spirituale. That is bogus. È una cosa falsa, non serve a niente. If anyone wants to understand Krishna, jumping over the spiritual master, then immediately becomes a bogus. Se qualcuno vuole comprendere Krishna scavalcando il maestro spirituale, diventa immediatamente un impostore. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Guru Krishna Kripa Paya Bhakti Lota Bish. That is Vedic in Jansa. Per questo Chaitanya Mahaprabhu dice Guru Krishna Kripaya Paya Bhakti Lata Bija. C'è una combinazione, il seme del servizio devozionale viene piantato nel cuore dell'anima condizionata grazie alla combinazione misericordiosa di Guru e Krishna. Non puoi saltare il Guru. Tadviddhi pranipatena pariprasnena sevaya. C'è pure la Bhagavad Gita che lo dice, 4.34, queste sono le ingiunzioni vediche. Nobody can understand Krishna without going through his most confidential servant. Nessuno può comprendere Krishna senza passare attraverso il suo servitore più confidenziale. This is the meaning of this Vyasa Puja. Questo è il significato del Vyasa Puja. You cannot surpass. Non puoi superare. You think that you have become very learned and very advanced. Now you can avoid the spiritual master and you understand Krishna. That is bogus. E se tu pensi, ora sono diventato molto erudito, molto avanzato, quindi posso superare il maestro spirituale e comprendere Krishna. No, questo è falso. That is the meaning of this Vyasa Puja ceremony. We should always pray Jasya Prasadat Bhagavat Prasadat. Jasya Prasadat. Only by the grace of spiritual master we can achieve the grace or mercy of Krishna. This is the meaning of this Vyasa Puja. Offering obeisances by parampara system. Questo è il significato della cerimonia Vyasa Puja. Dovremmo pregare sempre Yasya Prasadat Bhagavat Prasadat. Yasya Prasadat. Solo con la grazia, per la grazia del maestro spirituale possiamo ottenere la grazia o la misericordia di Krishna. Questo è il significato del Vyasa Puja. Offrire omaggi tramite il sistema Parampara, offrire omaggi a Krishna attraverso il sistema Parampara. So you have taken a very nice line of activities, spiritual activities. Of course, as far as possible, we have tried to give you instruction, books, but remain always faithful to the spiritual master
and try to understand Krishna. Quindi voi avete anche intrapreso questa linea di attività molto molto bella, di attività spirituali. Naturalmente, per quanto possibile, abbiamo cercato di darvi istruzioni, di darvi libri, ma voi dovete sempre rimanere fedeli al vostro maestro spirituale e cercate di comprendere Krishna. And if you simply understand Krishna, then your life is successful. E se semplicemente capirete Krishna, la vostra vita avrà successo. Janma karma pradibham me jo janatito. The human life is meant for understanding Krishna. Janma karma chame divyam yo janati tattvatara. La vita umana è destinata a comprendere Krishna. That is the perfection. Questa è la perfezione della vita. Any other so-called understanding that is simply waste of time, because we are under the grip of the material nature. Qualunque altra cosiddetta comprensione sarà semplicemente una perdita di tempo, perché siamo sotto la presa della natura materiale. You may be very learned scholar, you may be a fool, it doesn't matter, you are under the laws of material nature. Potresti essere anche per il mondo un grande studioso, molto erudito, oppure essere uno sciocco, non importa. Sarai comunque soggetto alle leggi della natura materiale. So before finishing this small span of life, we have got this human form of life, it will be finished. As the cats and dogs' life also. Finished. Quindi prima che termini questo breve periodo di vita, noi abbiamo questa forma di vita umana, finirà proprio come finisce quella dei cani e dei gatti. But if we try through the guru and Vaishnava, then we can achieve in this life the full success, not failure like cats and dogs' life. That is the opportunity. Ma se proviamo, se ci proviamo e lo facciamo attraverso il Guru e i Vaishnava, allora potremo ottenere in questa vita il pieno successo e non il fallimento come nella vita dei cani e dei gatti. Questa è la nostra opportunità. So, as far as possible, we are trying to lead you in this line, and you kindly follow. Quindi, per quanto possibile, stiamo cercando di guidarvi su questa linea, e voi gentilmente seguite. Then your life will be successful. E allora la vostra vita avrà successo. That is the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questa è la missione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. He wanted to deliver this fallen soul, the conditioned soul, rotting in this material world. Questa è la missione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, liberare tutte le anime cadute, tutte quelle anime condizionate che stanno marcendo in questo mondo materiale. Krishna himself, Krishna comes himself, Krishna sends his devotees, Krishna comes as devotee. E lui cosa fa? Krishna stesso viene in persona, oppure invia i suoi devoti, o viene come devoto? Just to execute this mission to reclaim the fallen soul from the clutches of illusory energy material world. E tutto questo per eseguire questa missione di richiamare a sé tutte le anime cadute nelle grinfie dell'energia illusoria di questo mondo materiale. Thank you very much. Thank you. Grazie mille. Jai Srila Prabhupada, yeah. Dicono i devoti. Hare Krishna. Hare Krishna Baya. Nada Chalandevi, Ratri, Vinay Chaitanya.
Che abbiamo? Pio Valentina, Emanuele, Prima Marita, Alessandra, Radha Chandevi, Claudia Maria Teresa, Alessandro, Palmira, Kevala Bhakti, Prema Niketana, Matteo, Bhakta Matteo, Hare Krishna Devoti, e Luigi, Viviana, Chiara, Laura, Piero e Vittoria. Vittoria, Hare Krishna Devoti. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle 18, quindi non alle 18.30, non alle 18.45, non alle 19, ma alle 18, apriremo il collegamento dall'area Krishna Cave 2.0 per iniziare lo studio, l'analisi delle 18 domande di Arjuna, a partire dalla prima, 2.4, e il titolo della lezione di oggi sarà Una pioggia di frecce o una pioggia di fiori? È un momento critico quello lì, il 2.4, intorno al 2.4 è un momento molto critico fino alla capitolazione di Arjuna nel 2.7, talmente critico, c'è proprio tensione da parte di Arjuna e rivolge a Krishna domande retoriche e vi do un'anticipazione, a un certo punto dirà appunto, ma tu sei Arisudana, tu sei Madhusudana. Tu sei uccisore dei demoni, uccisore dei nemici, perché mi stai chiedendo di... Tu non sei mica uccisore dei parenti e dei guru, perché mi chiedi di uccidere i miei parenti come Bhima, no? Giusto? Bhishma Dev, o come i miei maestri, come si chiamava? Dronacharya, grazie, come Dronacharya. Il sottotesto di quella domanda è: ma tu uccideresti, che ne so, Sandipani Muni? Lo uccideresti il tuo maestro spirituale? Lo stai chiedendo a me, ma tu lo fai. Quindi è un momento di tensione questo, eh? È un momento veramente di tensione. Gli risponde proprio a tono, perché poco prima Krishna gli aveva detto: ma tu non dovresti esprimerti, parli come fossi un grande saggio, ma non dovresti parlare così, un grande saggio mica parla così, perché stai dicendo tutte queste sciocchezze? E Arjuna si irrigidisce, chiaramente, è evidente, si irrigidisce, gli dice proprio, ma tu sei Arisudana, sei uccisore di nemici, mica degli amici, perché stai chiedendolo a me di uccidere? Quindi è un momento molto 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 particolare questo qui. Comunque, ci vediamo alle 18 e questa è la prima informativa. La seconda è: oggi è l'ultimo giorno di Book Crossing, quindi del mese di febbraio, oggi è l'ultimo giorno di questo anno bisestile del mese di febbraio 29. Quindi chi ancora non ha, poiché i libri sono arrivati soltanto ieri, c'è stato un problema, vabbè, comunque sono arrivati ieri, quindi tra oggi e domani siamo prontissimi a spedire i libri a tutti, però ecco, mi raccomando, non perdete il treno, potete anche adottarli a distanza se volete, il Book Crossing è sospeso. E questa è la seconda informativa. La terza è, come mi faceva notare Bhakta Pasquale, allora, se pensate che queste condivisioni coscienti di Krishna possano essere utili anche ad altre persone, si può allargare, come dire, la cerchia o come si può dire, allargare la risonanza di queste letture, di questi studi, non necessariamente condividendo direttamente, ma basterà mettere mi piace, che poi sarebbe quel pollice, la spollicciata, no? Come si dice oggi. Basta mettere al video un mi piace. Questa semplice azione farà sì che il logaritmo automatico di Facebook lo legga come un invito a proporre questo stesso tipo di studi anche ad altre persone delle vostre cerchie. Si chiama, Pasquale me lo spiegava, si chiama, è un allargamento della cerchia organica, quindi basta mettere mi piace e naturalmente alle persone verrà proposto questo tipo sì, pollice, qualsiasi azione dice, o il cuore, o il commento, il cuoricino. Un cuoricino. Bhakta Pasquale, mi vuoi mandare un cuoricino? E mandami un cuoricino, lo interpreterò nel migliore dei modi. Va bene. Amore per Vabbè. Krishna. Amore per Krishna, che mi vuoi bene. Allora, quindi, Hare Krishna. Va bene, un pollice, un indice, non
un pollice, un cuore, un commento, ecco, qualunque tipo di azione creerà questa naturale propagazione organica, come la si chiama in questi casi. Va bene, Hare Krishna, niente, ci vediamo, niente, detto niente, ci vediamo, c'è questo intercalare, niente, niente. Ci vediamo allora più tardi, a partire dalle 18. Mi raccomando, con il book crossing, mi raccomando, state veramente un ottimo lavoro. Abbiamo superato i 400 libri anche questo mese, malgrado la lunga assenza. Hare Krishna Vinay Sri Chaitanya Prabhu, Jai Srila Prabhupada. Bene, devoti, Hare Krishna. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Ki Jai, trascendentale Avirbhava Vyasa Puja di Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Ki Jai. Oggi lì allo Yoga Pit, Bhatta Rosario, ci sarà proprio l'apoteosi lì, ci sarà tanta, tanta, tanta gente, tanti devoti, pellegrini, e in tutti i templi, anche della ISKCON, ovunque, ovunque, per celebrare Per festeggiare commemorare e festeggiare l'avvento così fortunato, così di buon auspicio di Srila Bhakti Siddhanta. Va bene, ci vediamo più tardi alle 18 allora. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Jai Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur ki, Jai Jai Nitai Gaur Premanande, Shri Shri Nitai Arigato Sachinandana ki Jai, Cipancha Tattva ki Jai, Shri Shri Nitai Gaur Anantaraj ki, Jai Nitai Gaur Premanande, Arigato, Hare Krishna. Grazie.